giorno della festa Scudetto. La partita Inter-Torino, sfida valida per la 34esima giornata di campionato, registrerà un fatto inedito mai accaduto a questo livello. Dopo un campionato dominato fin dalla prima giornata, l'Inter di Simone Inzaghi, lunedì scorso, proprio nel derby contro i rivali cittadini del Milan, ha conquistato, con ben 5 giornate d'anticipo, lo scudetto numero 20 della propria storia. Un traguardo che il prossimo anno permetterà di fregiarsi della seconda stella sulla maglia. Domenica alle 12:30 i neroazzurri festeggeranno contro il Torino il titolo appena vinto davanti ai propri tifosi. Ma la partita di domenica sarà anche una prima volta assoluta per il calcio italiano. Inter, Torino sarà la prima del massimo campionato a essere diretta da una terna tutta al femminile. L'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Una prima volta appunto il match casalingo di domenica prossima alle 12:30 contro il Torino non sarà soltanto una grande festa per tutto il popolo neroazzurro, pronto a festeggiare il 20° scudetto vinto proprio contro il Milan nel derby della scorsa settimana, ma sarà anche una grande prima volta del calcio italiano, una vera e propria svolta per la Serie A italiana. A dirigere l'incontro sarà infatti una terna tutta al femminile, il primo arbitro sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, mentre le assistenti saranno Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. La stessa terna tutta al femminile aveva già avuto l'onore e l'onere di arbitrare una partita in Serie B, Frosinone-Ternana, uno dei match del Boxing Day del 2022 e poi nel gennaio 2023, sempre insieme, arbitrarono per la prima volta una partita di Coppa Italia, Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale, ma mai era accaduto nel massimo campionato professionistico. Un arbitro in forte ascesa. Nata nel 1990 a Livorno, Maria Sole Ferrieri Caputi è il primo arbitro donna del calcio italiano e ha già scritto tante prime volte nella storia del calcio italiano. Il debutto è arrivato in Serie D nel novembre del 2015, con il match Levico Atletico San Paolo. Da quella prima volta in poi è stata una lunga, ma inarrestabile scalata fino alla Serie A. La prima partita importante risale alla sfida dei 16esimi di finale della Coppa Italia 2021-2022, tra Cagliari e Cittadella. Una prestazione valutata in maniera molto convincente tanto da farla salire rapidamente nelle gerarchie degli arbitri italiani. Il debutto in Serie A arriva il 2 ottobre 2022 con la direzione di Sassuolo Salernitana. Dopo quella prima volta ha collezionato altre 8 presenze nella massima serie. Inoltre ha già diretto un incontro tra nazionali, l'amichevole nel marzo dello scorso anno tra Germania e Perù. Per Maria Sole l'esempio di Stefani Frappart è sempre lì a indicare che nulla è impossibile anche nel mondo dorato del calcio maschile. L'arbitro francese infatti, dopo essere stata la prima donna arbitro del campionato francese, è arrivata ad arbitrare, sempre con ampi consensi, partite di Champions League e di Europa League per club fino a essere l'arbitro donna a dirigere una partita della fase finale dei mondiali di calcio.